Il Barone Bordonaro, quando incominciò a Vergine Maria, i primi tonni che prendeva li divideva alla borgata. Ci dava una razione all'uno, alla borgata. Le rete le facevano le donne di Vergine Maria. E le corde le facevano a Vergine Maria, dove c'è il palazzo. C'erano quelle che facevano le corde. Tutto era concentrato a Vergine Maria. Cioè si lavorava a Vergine Maria. E allora quando la tonnara facevano la leva, le muciare, quelle le barche più piccole, venivano al porticciolo, perché la gente lavorava occasionalmente, una cosa che le potevano tenere là che li pagavano. E allora venivano a reclutare tutte queste persone e le portavano là, in cui ci andava pure mio padre, mio nonno, e li pagava quello che faceva, le ore che facevano. No? La tonnara è da 7 compartimenti. I tonni venivano da ponente, da levante verso ponente, facevano il giro e andavano a finire nella camera da morte. Poi facevano la leva, li portavano a fior d'acqua e con gli arpioni li tenevano nei vascelli. Poi i vascelli passavano nei muciari, che le muciari erano più maneggevole, revocare e portarle a terra. Venivano qua e le salavano, che allora non ce n'era olio. No, non c'era olio, non le mettevano nelle scatole. Le salavano nei barili e le spedivano in tutta Europa.